Eccolo qua il video tanto atteso dove vi parleremo delle nostre spese di quest'estate. Andiamo! Ne approfittiamo delle belle temperature per cambiare location. Abbiamo scelto questo posto speciale per noi, cioè il Central Park, per rendere il video un po' più allegro, più sereno. Iniziamo subito dal dirvi quanto abbiamo speso, perché è quello che vi interessa, sapere quanto abbiamo speso in questi 3 mesi. Poi andremo ad analizzare mese per mese e vedere le spese fisse, cioè affitto e internet, non cambiano in questi 3 mesi, e poi le altre spese variabili. Innanzitutto il totale per questi 3 mesi, quindi giugno, luglio e agosto, ragazzi, è di $17,246.90. Ma perché abbiamo speso così tanto rispetto ai mesi precedenti? Perché un mese l'abbiamo passato in vacanza lavoro viaggio. Esatto. Siamo stati in Taiwan, per chi ci segue da tanto lo sa, perché abbiamo portato una bellissima serie sul Taiwan che, se non avete visto, andatela a guardare. E ora partiamo subito dalle spese fisse, cioè, come diceva Stefano, le spese che abbiamo affrontato per il mese di giugno, luglio, agosto, che non cambiano, che sono: affitto $2,550, come ben sapete perché l'abbiamo detto in vari video qui a New York. Internet $74.99, anche questi invariabili per i 3 mesi. Per quanto riguarda l'assicurazione medica, non l'aggiungiamo mai perché sono spese che vengono detratte direttamente dalla busta paga. Quindi, esatto, è come se non ci fossero, perché però sono pagato direttamente al netto e non le conto come, appunto, delle spese extra. Sono comunque $400 a testa al mese, e quindi ci sarebbero da aggiungere questi $800 che, appunto, non lo facciamo. Ma ora andiamo nel dettaglio mese per mese. Innanzitutto giugno, le spese variabili, quindi spese che non abbiamo affrontato ugualmente tutti i 3 mesi, sono il telefono, $75 per il mio Canone e anche quello di Mary. Sì, dovete sapere che qui gli abbonamenti telefonici sono veramente costosi, molto elevati. Io ad esempio pagavo $50, ma visto che lavoro da casa e abbiamo la fibra, ho deciso comunque di tipo abbassare il prezzo del mio abbonamento, così da avere meno giga e pagare un po' meno. E per 5 giga, esatto, paghi sui $25. Sì. Comunque, per la luce sono $40.82. Diciamo che il periodo è maggio-giugno, quindi non è proprio giugno. Trasporti abbiamo $250.64. E anche qua sono un po' variabili, c'è il mio abbonamento dei mezzi, poi c'è stato qualche Uber di mezzo perché in quel mese proprio la metro aveva dei problemi, e poi mi sono comprato il monopattino, vedremo queste spese dopo. Abbiamo la spesa alimentare che sono $675.30. Dovete contare che io comunque pranzo, ceno a casa quasi tutti i giorni tranne 1 o 2 volte alla settimana, mentre Stefano pranza e cena al lavoro. Abbiamo speso un po' meno rispetto ai mesi scorsi. Sì, ci stiamo cercando di contenere perché dopo che abbiamo speso $900 di spesa abbiamo detto diamoci un taglio, iniziamo ad abbassare, insomma, il costo della spesa alimentare. Questa volta abbiamo creato la categoria YouTube che raggruppa, diciamo, tutte le spese che riguardano il nostro canale YouTube. Quindi se andiamo al ristorante fuori a mangiare, e quel ristorante l'avete visto in uno dei nostri video precedenti, quella spesa l'abbiamo messa in questa voce. Quanto abbiamo speso per YouTube il mese di giugno? $830.08. Sì, appunto, per farvi capire che per creare contenuti ci vogliono anche soldi, soprattutto quando cerchiamo di creare quei contenuti dove vi consigliamo posti dove mangiare, cose da fare, attività da fare e così via. Poi c'è la categoria shopping e abbonamenti. Gli abbonamenti sono quelli di Netflix, televisivi, abbonamenti vari. E per quanto riguarda lo shopping, shopping su Amazon, prodotti per la cura della persona e vestiario. Esatto, vestiario. Abbiamo speso $949.44. È una somma abbastanza elevata, visto anche i mesi precedenti. Ci stavamo anche preparando per il viaggio in Taiwan, forse anche per questo abbiamo speso un po' più.
Esattamente. Abbiamo aggiunto anche una nuova categoria che è ritiro contanti, perché ad esempio in Francia non usavamo quasi mai contanti perché potevi pagare tutto con la carta, mentre qui a New York ancora c'è bisogno del contante, come ad esempio quando Stefano va dal barbiere a tagliarsi i capelli, accettano solo contanti, in alcuni ristoranti, in alcuni fast food accettano solo contanti, quindi abbiamo ritirato dei soldi. Oppure se accettano la carta c'è una commissione troppo alta, tipo del 4%, quindi preferisco pagarle in contanti. Esattamente. E nel mese di giugno abbiamo ritirato $307. Esatto, che mi sono serviti un po' per lo scooter elettrico che ho comprato, che è più un monopattino, e un po' per tagliarmi i capelli e altre cose. E altre cose. In totale quanto abbiamo speso? Raga, o rullo di tamburi, se non avete tirato fuori la calcolatrice, tranquilli, ci pensiamo noi. Abbiamo speso $5,753.27, appunto perché ci siamo preparati un po' per il viaggio a Taiwan. Sì, e comunque se state guardando questo video perché volete sapere più o meno quanto costa vivere qui a New York, dovete anche contare il fatto che noi in questa cifra, insomma, abbiamo aggiunto anche delle spese lavorative, cioè YouTube, che sicuramente in molti non affronteranno, quindi sicuramente potreste spendere un po' meno. Passiamo ora al mese di luglio. Il mese di luglio l'abbiamo passato principalmente in Taiwan, solamente 10 giorni qui a New York, quindi le spese saranno un po' sfalsate, nel senso che magari quello che abbiamo speso di più nel mese precedente, in questo li abbiamo spesi meno e viceversa. E cambiano anche magari le categorie dove si trovano queste spese. Per il telefono sono $96.99 perché oltre all'abbonamento che abbiamo continuato a pagare qui a New York, abbiamo comprato le SIM a Taiwan e quindi ci sono $20 in più. Per l'elettricità abbiamo speso $53.17. Per il mese di metà giugno e metà luglio, perché abbiamo passato appunto i primi 10 giorni di luglio qui a New York e ragazzi faceva caldissimo, insopportabile. Sapete che a casa nostra non si può tenere la finestra aperta a causa metro, quindi abbiamo acceso tanto il condizionatore. Esatto. Anche per questo. Per i trasporti abbiamo speso un pochino meno, infatti $131.38, la metà sono andati in taxi perché abbiamo dovuto prendere il taxi per arrivare all'aeroporto causa troppe valigie e poi dovete capire che in Taiwan comunque i trasporti costano molto meno e molti trasporti però li abbiamo pagati anche in contanti, ma ne parleremo dopo. Ma passiamo ora alla spesa alimentare, abbiamo speso solo $130. È completamente scesa questa somma rispetto agli altri mesi. Perché? Perché non abbiamo fatto spesa in Taiwan inizialmente, dato che o mangiavamo fuori o, dato che ho parenti in Taiwan, mangiavamo a casa dei miei nonni. E molte delle spese che abbiamo affrontato le abbiamo pagate con contanti. La categoria YouTube sono $777.07. Quindi anche qua abbiamo speso qua e là per YouTube, per creare contenuti. Sì, dovete contare anche il fatto che in questi 20 giorni in Taiwan siamo usciti tutti i giorni, mentre magari a New York registravamo contenuti forse una volta a settimana, due volte a settimana. Quindi paragonati, diciamo che abbiamo speso meno per YouTube. Esattamente. Qua il ritiro contanti, come vi abbiamo anticipato, raga, è un'altra storia, sono $990 che... appunto ci sono serviti per pagare cose in giro dove non accettavano la carta o... e spesso non accettavano carta, come ad esempio abbiamo passato 3 giorni su un'isola, nell'isola del Taiwan, e lì praticamente non accettavano carta da nessuna parte, quindi abbiamo dovuto ritirare molti soldi, abbiamo pagato molti hotel in contanti, quindi pensate anche a questo. E niente, sono veramente tanti, però eravamo in Taiwan, in vacanza, viaggio, lavoro. In totale sono $5,895.60, sono $100 in più rispetto a giugno e avete capito il perché. Passiamo subito al mese di agosto. Andiamo. Ad agosto siamo stati in Taiwan per altri 18 giorni, quindi anche qui abbiamo speso un bel po' in Taiwan. Partiamo sempre dall'elettricità, che in questo caso sono $37.98 perché appunto non ci trovavamo qui a New York. Quindi i trasporti in questo caso sono elevati perché abbiamo dovuto prendere taxi per andare in aeroporto e ritornare, insomma. $211.57.
sente. Sì, noi abbiamo comunque deciso di prendere il taxi per comodità a causa delle valigie, però ragazzi, questa è tutta un'altra storia. Ci sono mezzi di trasporto dall'aeroporto al centro di New York, Manhattan, quindi... Sì. E il fatto è che quando siamo tornati dal Taiwan avevamo pure una valigia grande in più, ma vabbè, sono dettagli. Per la spesa alimentare invece abbiamo speso $553.26. Questo perché siamo ritornati a New York e abbiamo comunque dovuto rifare spesa, dato che sì, il frigo era vuoto. E poi anche in Taiwan abbiamo fatto un po' di spesa, ci siamo riportati un po' di cose, quindi esatto, anche lì abbiamo speso. Per YouTube sono $710.25. Anche qui 18 giorni li abbiamo passati tutti i giorni a registrare contenuti, quindi abbiamo mangiato spesso fuori, abbiamo fatto molte attività. Per questo la somma è molto elevata. Per lo shopping e gli abbonamenti invece abbiamo speso $624.48. C'è da dire che sia questo mese, quindi inizio agosto e fine luglio, abbiamo speso qualcosa in più perché ci siamo comprati dei vestiti a Taiwan, dato che costavano meno, tipo questa camicia che ho addosso. Sì, ne abbiamo approfittato, anche questa gonna, che non so se vedete. Comunque ne abbiamo veramente approfittato perché appunto qui a New York è tutto più caro, lì costava tutto di meno e quindi abbiamo detto facciamo rifornimento di vestiti. Il ritiro contanti, in questo caso sono $760.50, soldi che ci sono serviti sempre a Taiwan, sì, e poi per tagliarmi i capelli quando sono rientrato. Stesso qui alla base. Scorsi. Esatto, e ragazzi, per il mese di agosto in totale abbiamo speso $5.598.03. Ora capite che A più B più C fa $17.246.90. Il mese in cui abbiamo speso di più comunque è stato luglio. Appunto, perché siamo dovuti andare a Taiwan, abbiamo comprato varie cose, ci siamo diciamo rilassati un po', abbiamo speso anche un po' di più. Ci sì, può stare, dovevamo... Sì, 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 ce la siamo goduta proprio, esatto, perché questo viaggio in Taiwan era programmato tipo da prima del Covid, solo che capite che quando è arrivato il Covid ha chiuso tutto e quindi non siamo potuti partire e siamo andati in Taiwan anche per questo per un mese e mezzo, soprattutto per i parenti, mancavo da 10 anni e ne abbiamo approfittato un po' più, ci siamo goduti un po' più la vita, sì, costava tutto così poco, quindi sapete, no? Quando trovi prezzi veramente bassi ti viene da spendere più facilmente. E poi per chi si stesse chiedendo, ma Stefano come hai fatto ad andare là e lasciare il lavoro in America? Già rispondiamo perché. Esatto, in pratica il ristorante ragazzi ha chiuso ad agosto per rinnovo, quindi lo stanno ristrutturando e io ho preso solo 3 settimane a luglio. No, non ho 3 settimane di ferie, ho solo 9 giorni, il mio ristorante mi dà solo 9 giorni di ferie all'anno, ci sono altri ristoranti che danno magari 3 settimane, non è il mio caso. È un po' raro comunque qui a New York. Esatto, in questo caso ho preso del tempo libero non pagato, quindi semplicemente non sì, sono stato pagato. Sì, e questa cosa era accordata prima che ci trasferissimo a New York perché il viaggio era già programmato. Da anni prima. Sì. E comunque se volete un approfondimento su questa cosa delle ferie qui a New York fatecelo sapere, ne parliamo magari in un altro video perché è una storia un po'... complessa. Diciamo, esatto, complessa. E speriamo che questo video tanto tanto atteso perché... cioè scrivete praticamente sotto ogni video di farvi sì, il video spese di giugno vi sia piaciuto, lasciate un like se così è stato, fateci sapere cosa ne pensate di questa somma, se per voi è poco o se è troppo e cosa cambiereste. Esatto, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ciao.